Innovazione tecnologica in sanità, le nuove sfide della dirigenza sanitaria. Il titolo del convegno organizzato dalla NAO, ASOMED, associazione Sindacale Medici Dirigenti, che si è svolto nella sala mediterraneo dell'Aorn Cardarelli. Focus dell'incontro, lo stato dell'arte attuale delle nuove tecnologie negli ambiti di applicazione della dirigenza sanitaria, che dovrà governare, verificare, validare e ottimizzare tutti i processi al fine di avere un percorso clinico diagnostico integrato. Le nuove tecnologie non devono governare i processi, ma devono essere... Governate dai dirigenti sanitari per migliorare il processo di cura. Le parole di Eugenio Gragnano, segretario aziendale Anao Assumed Cardarelli. Tecnologia e sanità sono sempre andati insieme per il progresso delle cure per i pazienti. Per noi è l'occasione per mettere un punto e per fare un aggiornamento sulle nuove tecnologie che stanno avanzando e che permetteranno un'ottima cura per i pazienti. Un convegno, questo che rappresenta il futuro ma soprattutto il presente, ha sottolineato Maurizio Cappiello, vice segretario regionale vicario Anao Assomed. Il programma nazionale Ripresa e Resilienza, sia con la missione 1 sull'innovazione tecnologica che con la missione 6, ossia la missione salute, ci dà la possibilità, una possibilità straordinaria di evolvere in tecnologia, in ricerca. All'incontro era presente anche la responsabile regionale di dirigenza sanitaria Nao Assomed Marina Tarsitano. Ascoltiamo. Abbiamo diciamo, ne ho proposto questo evento eh, proprio per in qualche modo soffermarci sulle innovazioni tecnologiche che ormai hanno invaso non solo eh, il mondo eh, diciamo, di tutti i giorni, quindi con tablet, iPhone, ma anche eh, il mondo della medicina. E in particolare abbiamo voluto stressare come queste innovazioni tecnologiche stanno apportando un, un grosso contributo eh, e un grosso beneficio per l'assistenza e la cura dei pazienti.